Vorrei aprire quella dell'aereo. Aia. Perché l'aereo è stato fondamentale un po' per la tua vita. Sì, da piccola sì, sì. Amavo l'aereo. Cosa vuol sì, dire? Sì, amavo l'aereo, sì, tantissimo. Perché mio padre era... No, è così. Scusate. Ce la posso fare. Allora, mio padre era un istruttore pilota di aerei militari, quindi io amavo tantissimo il suo mestiere e spesso e volentieri insomma lo incitavo a portarmi con lui, no? Quindi andavamo insomma con questi aeroplani da turismo e quindi mi ricordo che lui mi diceva adesso vai tu, dicevo ma come, dove vado? Dicevo ma dove vado? No, non guardare, dicevo, devi guardare questa barra, no? La devi guardare, poi non ti preoccupare, all'atterraggio poi ti aiuto io, no? Quindi era, c'era questo gioco, scusate, mi sono un attimo... No, io mi sono sentito un attimo... No, vabbè, vabbè, insomma è normale, insomma è da poco che l'ho perso, perciò insomma... Quindi ho questo ricordo bellissimo di lui, ecco perché diciamo l'aereo, sì, i suoi amici lo chiamavano, diciamo i suoi colleghi lo chiamavano Zondex, così, non so perché, invece in famiglia lo chiamavano Cocco, perché era il cocco di mamma, insomma, era l'ultimo dei tre fratelli. E basta. Insomma. Quando sei arrivato in televisione. E lui, vabbè, diciamo che i nostri rapporti sono stati un po' contrastanti, perché mio papà, così come anche mia mamma, no? Loro desideravano altro. Mia madre è un insegnante italiano, vi puoi immaginare, insomma, mio padre un militare, ecco la bellissima, sì, Rosa, Rosalina, diciamo. E quindi, insomma, quando a un certo punto hanno visto che insomma io desideravo entrare nel mondo dello spettacolo, fare l'attrice, per loro dicevo, oddio, ma che è sta roba? Ma da dove è uscita questa figlia? Ma perché? Dove abbiamo sbagliato? Esatto. Cioè, dove abbiamo sbagliato? Dicevo, non abbiamo parenti, capito? Che... Quindi li hai fatti penare. Quindi diciamo che io li ho fatti venire tantissimo, perché ovviamente io avevo questo forte desiderio. Infatti mia madre, che ovviamente mi incitava a studiare, Nina, e io invece mi trovavo spesso in camera da letto, no? Con queste ante, con lo specchio dentro, io mi ripetevo le battute di film che vedevo in televisione, quindi lei andava al manicomio, cioè, ma tu devi studiare, figlio, ma non puoi stare dietro a queste cose. Quindi sono arrivata insomma all'età adulta e a un certo punto ho detto, insomma, Riccione mi sta stretta, voglio provare e vado. E quindi è stata un po' combattuta questa cosa, perché mio papà desiderava che facessi, che ne so, la hostess piuttosto che lavorare in ambasciata all'estero, no? Mia mamma invece un'insegnante, insomma, no? Che... E io dissi, ragazzi, io ci provo, vado, se va bene, bene, se no... Ed è andata bene. Torno indietro. Quindi, insomma, diciamo che li ho fatti tribolare un po'. E loro poi alla fine avevano le foto tue poi a casa, tipo questo è quello che noi chiamo il santino, questo, no? Questo è il mio primo autografo, no? Arrivato a Roma, sì, il mio primissimo autografo, sì. Loro l'avevano a casa? Loro, diciamo che... Allora, io poi ho scoperto dopo che mio papà mi seguiva anche da lontano, pur non dicendomi nulla, e ritagliava tutti i giornali, mi preparava gli album. Io ho trovato degli album pazzeschi, cioè nemmeno io, cioè io sono capace. Tutto a fare, hanno conservato. Tutto, mi faceva le videocassette. Perché poi loro si sono ammalati contemporaneamente. Poi loro sono ammalati contemporaneamente, sì, come dicevo prima, no? Ho iniziato questo percorso nel 2011, dove ci eravamo comunque riavvicinati. E nel 2015 diciamo è stato il picco massimo, perché insomma le malattie non le puoi controllare, no? Quindi in tutto questo una bella turbolenza, perché sai, comunque lavoro io a Napoli, la mia vita con Teo, che ancora non era mio marito, che poi abbiamo nel bel mezzo abbiamo deciso di sposarmi. E quindi insomma non è stato facile. Poi io da Riccione li abbiamo trasferiti a Roma proprio per averli vicini, no? Perché dovevo assolutamente averli, cioè erano troppi chilometri, cioè da Roma. Sei riuscita poi a recuperare il rapporto con loro? Poi sì, sono riuscita a recuperare il rapporto, però ormai loro erano già insomma malati, quindi non è che
E quindi con te ti dicevo sul fatto di Teo, no? Che ci siamo sposati, io credo molto nel destino, no? Le cose alcune te le fai arrivare, altre ti arrivano. Allora, quando è arrivata questa turbolenza, no? Io ho detto c'è la turbolenza, quindi a volte nella vita è necessaria, no? Perché no, io ho una turbolenza di persone che mi dicono che c'è la pubblicità. Ah, no, vabbè, peccato. Vabbè, ok. No, chiudiamo la turbolenza. No, nel senso che poi tu vedi chi è disposto ad aprire l'ombrello e dividerlo con te, questo ombrello, durante la tempesta, no? E te è arrivato. Torna con lui? Ci proviamo? Grazie, Nella.